a dipiatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio con una chicca davvero particolare che mi è stata richiesta e consigliata dalla mia sicilianissima amica Irene B. Una marmellata dal profumo fresco e travolgente con un delizioso contrasto di agrodolce, ottima sia da spalmare su una fetta di pane ma anche per realizzare torte o crostate. Il procedimento, anche se un po' lungo, è estremamente semplice. Andiamo a vedere come si prepara. Inizieremo questa ricetta rimuovendo dai nostri limoni, che devono essere rigorosamente biologici e non trattati, eventuali macchie o annerimenti sulla buccia. Con un coltello rimuoviamo gli estremi del limone e tagliamo a fette sottili. Con altrettanta cura rimuoviamo tutti i semi. Le fettine di limone che abbiamo appena tagliato le riporremo in una ciotola o un contenitore abbastanza capiente per contenerle tutte e versiamoci sopra l'acqua fino a ricoprirle completamente. Copriamo il contenitore e lasciamo macerare per le prime 24 ore sempre a temperatura ambiente. Questo importante procedimento ci aiuterà a far perdere ai limoni una parte di sapore aspro nonché il retrogusto amaro delle bucce. Trascorse quindi le prime 24 ore è arrivata l'ora di cambiare l'acqua alle nostre fette di limone. Scoliamole con un colino, uno scolapasta, poi riponiamole di nuovo nello stesso contenitore in cui si trovavano e riempiamoli di acqua fresca e pulita. Chiudiamo il contenitore e lasciamo macerare per ancora 24 ore. Ora che i limoni hanno completato il processo di macerazione, rilasciando quindi nell'acqua parte dei sapori che potrebbero risultare sgradevoli, scoliamoli per l'ultima volta e riversiamoli questa volta in un pentolino posto sul fuoco. Versiamo acqua fino a ricoprire le nostre fette di limone. Una volta raggiunta l'ebollizione, spegniamo e, facendo molta attenzione a non scottarci, scoliamo le nostre fette di limone, tenendo da parte però l'acqua di cottura che ci servirà. Rimettiamo il nostro pentolino sul fuoco, aggiungiamo lo zucchero e da qui in poi, mescolando frequentemente, lasciamo cuocere per ben 40 minuti, aggiungendo, qualora serva, un mestolo di acqua di bollitura che abbiamo messo da parte. Mano a mano che si andrà avanti con la cottura vedremo letteralmente le bucce di limone acquistare una trasparenza simile a quella della frutta candita. Trascorso il tempo necessario, rimuoviamo dal fuoco e prepariamoci all'invasatura. La marmellata, ancora bollente ma rimossa dal fuoco, andrà versata, mestolo dopo mestolo, dentro il nostro vasetto precedentemente bollito e sterilizzato, fino a riempirlo quasi completamente. Questo vasetto ha una capienza di 250 grammi ed è risultato essere perfetto per contenere la quantità di ingredienti che abbiamo usato in questa ricetta. Una volta riempito il nostro vasetto, chiudiamolo e appoggiamolo sotto sopra sul tagliere. Questo creerà il sottovuoto necessario per conservare la nostra marmellata in tutta sicurezza. Il mio consiglio è, prima di consumarla, aspettiamo almeno 24 ore.
Questa marmellata ha un sapore piacevolmente fresco, stranamente meno aspro e più piacevole di quanto io stesso mi sarei aspettato. Le scorze di limone assomigliano tanto alla frutta candita e regalano a questa marmellata un po' di rusticità e croccantezza. Il tutto rende questa marmellata un'ottima merenda spalmata su una fetta di pane con un po' di burro e magari accompagnata con un bel bicchiere di latte fresco. Per questa ricetta era davvero tutto, Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio, patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti, Chef Nunzio.